Cura
cercarle, forse li troverò. Comunque, voglio finire con un canto molto vecchio che parla del nostro dovere di essere utile per il Signore, e io mi sentivo molto debole e molto inutile in Svezia quando stavo incominciando a camminare con il Signore, e certamente la prima cosa che abbiamo di bisogno è il battesimo dello Spirito Santo, che ci dà la forza di poter condividere la parola con altri, e abbiamo bisogno di avere un santo temore al peccato. Io non avevo né uno né l'altro, però con la misericordia di Dio ho capito e ho ricevuto lo Spirito Santo, e ho cominciato a capire lo pericoloso che è cadere in peccato, e avevo questo timore di che non stavo portando frutto e che non avevo frutto proprio, e il Signore vuole che noi tutti possiamo arrivare nel cielo con frutto. Amen. Quello è il desiderio di Dio. Isaia 5. Io voglio cantare per il mio ben amato il cantico dell'amico mio. Mio amico mio aveva una vigna sopra una fertile collina, la dissodò, ne tolse via scelta, vi fabbricò in mezzo una torre, vi scavò uno strettoio e si aspettava che se li facesse dell'uva, ma li fece invece delle lambrusche. Or la vigna di Dio siamo noi, piantati nel suo amore, siamo scelti, tirati fuori del mondo per servire solo a Lui. Che hai fatto con la chiamata di Dio? Hai tu portato del frutto a Lui? O hai nascosto il talento e la luce che tu hai per solo vivere una vita per te, ignorando il bisogno intorno? Dio dice: giudica tu tra me e la mia vigna, che devo fare con la mia vigna che ha portato solo delle lambrusche? È stato questo un lavoro in vano, che devo togliere ciò che ho fatto? Ma se tu torni a me, ne penterò del mio giudizio, perché non voglio che nessuno perisca. Ti ho amato con un amore eterno. Io voglio cantare per il mio ben amato il cantico dell'amico mio. Mio ben amato aveva una vigna sopra una fertile collina. Grazie Laila, questo è un cantico, che gli ho detto di cantarlo, mi ricordo circa 18 anni fa quando lo sentivo la prima volta, mi sentii come uno che non faceva niente, però è uno stimolo. Se sai che Dio ti ha chiamato a mettere il talento che hai, non lo seppellire, perché Dio te lo dice una volta, due volte, poi dopo te lo togli il talento e glielo dà un altro. Non è che ti toglie il talento, ti dà un altro, la possibilità di continuare quello che Dio ti aveva chiamato a fare. Cosa sai fare tu? Ma io non so fare niente. Ognuno ti faccio un esame, ok?